Si conclude con un pareggio per 1-1 l'allenamento congiunto tra Nocerina e San Marzano. Ultimo test disputato dai Molossi prima del debutto ufficiale di domenica 28 agosto in Coppa Italia contro il Sorrento. Le reti, entrambe nel secondo tempo, portano la firma di Scaringella e Prisco. La prima frazione non riserva particolari emozioni. La Nocerina, schierata col classico 4-3-3 e con un inedito tridente offensivo formato da Valentini, Talamo e Balde, riesce a rendersi pericolosa solo dalla distanza. Al settimo ci prova Capitan Garofalo, che sfiora di un soffio il montante alla sinistra di Palladino. Al 21esimo, Balde chiama l'estremo difensore avversario ad una parata in due tempi. Il San Marzano, in campo senza alcun timore reverenziale nei confronti di un avversario di categoria superiore, sfiora due volte il vantaggio. Al 24esimo con Armeno, che calcia alto da ottima posizione, e al 36esimo con un colpo di testa di Esposito finito fuori per questioni di centimetri. L'ultimo sussulto è di marca locale. Al 46esimo Garofalo impegna severamente Palladino con un calcio di punizione dal limite dell'area. Nei secondi 45 minuti, complice anche la classica girandola di sostituzioni, i ritmi si abbassano ulteriormente. I padroni di casa al 17esimo passano in vantaggio con un calcio di rigore procurato e trasformato da Scaringella. Gli ospiti non si scompongono e trovano il meritato pareggio al 44esimo con Prisco, che approfitta di un'ottima giocata di Camara sulla destra e batte Stagos da posizione ravvicinata. A fine gara, gli oltre 500 sostenitori giunti al San Francesco applaudono in maniera convinta la squadra, che tra pochi giorni comincerà a fare sul serio.